Ragazzi, siamo arrivati a destinazione, come vedete anche dal panorama, destinazione paradiso, come mi suggeriscono i miei compagni, Danielone e Amir. Amir, saluta i tuoi fan che ormai seguono più te che noi. Amir c'ha il podio adesso, ragazzi. Niente, stiamo facendo una passeggiatina sul lungomare fresca, poi ci andiamo a mangiare in vista di domani, che ne vedrete delle belle. Niente, Jesolo by Night ci offre questi paesaggi, queste sculture che, come ci dice il nostro Amir Angela, racconta. Salve, siamo qui, siamo presi davanti. Buonasera, mi consente, allora. Siamo qui davanti a delle strutture di sabbia, sabbia un po' calcarea, quali sono i soggetti raffigurati, prego? Qui abbiamo due velociraptor, raptor. Bene. E c'è, attaccano un triceratoptor. Un triceratoptor. Nelle sfinchi della sfinchi. Però vediamo che il triceratopo in questo preciso momento sta subendo, sta soffrendo. Forse è uno degli ultimi spasmi di questo triceratopo. Uno degli ultimi suoi aliti di vita, come possiamo ben vediamo ben come alita infatti sulla sinistra. Ma io vedo una chioma lì sopra. Una chioma, sì, il velociraptor si sa che è uno dei discendenti. Gli uccelli derivano dai velociraptor e infatti il piumaggio va ad indicare proprio quello. Bene, andiamo. Ci porti alla scoperta. Di seguirmi, andremo a scoprire anche quest'altra scultura molto famosa, molto folcloristica. Si chiama la scultura. Bene. E cosa vediamo qui? Questo è un triceratopo. Un pterodattilo molto famoso, perché è quello che svulazza. Questo è a livello 90 Pokémon. Perché questo è aerodactyl. Questo è un volatile, un famoso volatile, anche lui precursore della scienza dei pennuti. Però sì, vediamo che non ha il piumaggio, cosa che invece è il velociraptor ha. Quindi? È un bastardino. No, è sciulazzo. Io uguale. Vorrei fare una domanda. Vai. È nato prima l'uovo o la gallina? O il velociraptor? La frittata. Sì, ieri stavamo tipo nel letto alle 3 di notte, ci hanno fatto tipo la fotografia, pensavamo che c'avamo i paparazzi sul balconcino, invece era la tempesta tropicale. E niente. Noi speravamo una Jesolo by Night, ma è andata male. E invece è andata male, non ci hanno neanche fatto fare la gara sulle macchinine dei bimbi, perché dovevamo fare una gara, una sfida tra di noi su go-kart. Non ci hanno fatto fare, ci hanno detto no, tratti i bambini, tornate dopo. E poi alle 11:30, sono alle 11:20, era già chiuso. Ci hanno fregato. Ma con questo tempo. Ci hanno fregato malamente e quindi ma ci vediamo all'eSport Palace, ragazzi. Che stai aspettando? Aspettando le nostre compagne di viaggio, di avventura, di vita. Quindi sono donne e si fanno desiderare, come giusto che sia. Manca tanto? No, manca poco. Arrivano. Ci siamo. Siamo carichi per portarci a casa il trofeo. Il trofeo. Della Miss and Player. C'è il trofeo. It's a trophy. Let's check this trophy. All'angolo rosso con il peso di 180 libbre. Arriva! Facile, facilissimo. Sì. Questo corri per passare la palla. Ah, okay. Questo per tirare. Questo qui per correre. Okay. E questo qui per prendere il giocatore più vicino alla palla per cercare di prendere. Ok. Facilissimo. Questo qua invece ti muovi. Cioè, okay, corro con questo, esattamente. Lancio, passo, prendo. Passi, tiri, facile. Non puoi sbagliare. Ok. Milan, quindi detto, il milanista.
esperienza finita, siamo abbastanza stanchi, devo dire la verità, io già avevo un po' di raffreddore, influenza addosso, mi sa che mi sta partendo. Siamo in macchina, stiamo andando verso il treno. Treno. Rientriamo carichi. Carichi per Fira 19. Siamo 19, arrivati, ragazzi, siamo arrivati. Ormai mancano una decina di giorni per Xbox e Access, quindi ci siamo ormai, ci siamo. Spero che questa esperienza vi sia piaciuta. Seguiteci su La 7 il 16 settembre, che uscirà la diretta con quello che abbiamo fatto oggi. E niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti. Ciao ragazzi.